Sindaco, il governo ha prorogato lo stato d'emergenza per l'isola di Ischia dopo i tragici fatti dello scorso novembre. Questo cosa significa in particolare? Ma penso che era importante continuare con la proroga, e avere la proroga e continuare col commissario e tutta la struttura commissariale, visto che da un po' di tempo si è invertita la tendenza, quindi è cambiato completamente la marcia. Anche perché per cercare veramente di risollevare i problemi di Casamicciola, ma in questo momento anche dell'intera isola, vista la frana che non c'è stata solo a Casamicciola, ma sull'intera isola. Quindi siamo contenti di questa iniziativa. Speriamo che il governo nei prossimi bilanci preveda gli altri fondi che servono per la messa in sicurezza completa dell'isola di Ischia. In che modo anche la città metropolitana, lei è anche consigliere con delega alla viabilità, può sostenere l'isola di Ischia in tal senso? Ma io penso che la città metropolitana, forse non tutti sanno, già ha fatto vari interventi. Il primo intervento, quello del sotto al Piemonte della Misericordia, quando si era interrotto dalla strada, senza chiedere di chi era eventualmente la colpa, è intervenuto subito. Messa in sicurezza parziale dove sta l'ex casa cantoniera, e adesso sta anche pulendo l'alveo La Rita, sta facendo un intervento proprio con i soldi di città metropolitana, quindi città metropolitana è presente e sta a fianco dei cittadini dell'isola, non con le chiacchiere ma con i fatti. A Casamicciola e Forio di recente sono cambiati i sindaci, quanto è importante fare squadra tutti e sei? Ma al di là penso dei nomi si deve andare avanti e dei colori politici deve andare avanti per forza tutti insieme per risolvere problematiche grosse che attanagliano l'isola, quindi non possiamo guardare le figure o i colori, quindi dobbiamo andare avanti tutti insieme.